Ora ci tenevo a dirti anche una cosa. Ora abbiamo scherzato, abbiamo chiacchierato, comunque certo. È uscita fuori un po' la tua verve, il tuo animo. Sei veramente una persona alla semplice, mano, alla mano, così, scherzosa, ironica. Ma se, no, ma si vede che sei una persona però, ecco, pura, una persona pulita dall'animo. Del popolo. Sì, no, è vero, sì, devo dire questa cosa. Ma soprattutto la cosa che mi ha sconvolto, anche perché per chi fa il nostro lavoro nel mondo dello spettacolo non è facile incontrare persone così. Quindi sì. Te lo volevo dire perché sei una bella persona, sei una persona vera. Ecco, alla domanda aggiuntiva ritiene che la signora Milly D'Abbraccio sia una persona vera? Abbiamo avuto il 100% di risposte affermative. Sì, ritengo che la signora Milly sia una persona vera. È raro, anzi è utopistico raggiungere una percentuale così alta ad una domanda come questa, perché sussistono dei fattori personali, invidie, simpatie, antipatie che inficiano questi dati, ma nel caso suo, signora, il risultato ha del sorprendente. No, ma io sono contenta perché comunque poi, io mi sono mai nascosta. Se mi permetto, poi me li autografa due DVD. Certo, amore. Grazie. Non c'è problema. Adesso fa il timido. Milly, senti. Allora, noi abbiamo reso noto su internet che tu saresti stata nostra ospite. Veramente. Quindi sono arrivate tantissime mail con curiosità e domande. Cosa vogliamo sul sapere? Tuo conto. Adesso sentiremo. Chiamerei subito Pierluigi. Sì, Luigi, andiamo. Vieni, Pierluigi. Posso salutarla, signora Milly? Sì, amore, che carino, grazie. Che dolce. Inizia a leggere, Pierluigi. Allora, questa ci scrive Lucrezia, una ragazza che si chiama Lucrezia. Milly, io ti sono parente, perché sono metà italiana e metà napoletana. Ti ho visto quest'estate e ti volevo fermare, ma poi mi sono vergognata. Ora abito in Calabria, vorrei invitarti in Calabria, ma a te, ti piace la Calabria? Ah, la Calabria, una regione sensuale. Certo, adoro, perché c'è un mare stupendo, si sì, mangia sì, bene. Però pure la campagna è bella mia. È molto. Io pure so campano. Pure io sono campano. Lo so. E io quando ho saputo che tu venivi, non è giù il mood stanotte. Senti, Gianluigi, quindi sa che... No, no, è carino. Sì, è carino, però non ho capito, ragazzo, che qui non c'è trippa per gatti. Quindi è sono meglio che te ne torni al tuo posto, sono guarda. Difficile. Con tutte queste cose, con tutto questo glamore. Però una cosa devo da dire. Ecco, lei è Carlotta. Me devo date qua. Lei è la nostra Romana. Nipote del popolo. È una cosa breve, breve. Sì, sì. Odio la roba zozza. No. Ci ho beccato sopra tutti i miei ragazzi a fare queste cose strane. E poi con me erano tutti stanchi. Poi una volta però, per sbaglio forse, il mio uomo mi ha convinto di vedere un film con Milly protagonista. Oh, ma è cambiata la vita. A sera abbiamo rifatto tutte le scene. Io che ero settimo cielo. Volevo sempre fare elettriche. Scatenata la mattina dopo c'avevo una pelle che potevo gareggiare con mazzo dei 25 rose rosse per quanto era vellutata. Grazie Milly, grazie, ma ha aperto l'occhi e non solo quelli. Prima da giudicare le cose vanno viste sempre. Brava. Ciao bella, grazie. È fantastico. Comunque è vero. Molte coppie sono miei ammiratori, soprattutto le donne, perché stranamente i miei film riescono ad avvicinare la donna senza offenderla a un certo tipo di film, attraverso una storia, la mia interpretazione, e quindi poi si ritrovano coinvolte e poi dopo godono di queste cose e poi ripetono le scene. Perché il film porno, quello classicamente, quando uno si immagina buongiorno, buonasera, dundur, subito a iniziare a fare sesso, era un film prettamente per i maschi, perché il maschio si eccita con le cose un po' grevi, mentre la donna ha bisogno di storie che facciano scattare la fantasia, che facciano pensare, quindi i miei film sono adatti molto alle donne, devo dire. Bene. Sì, sì. Bene, Milly. Ora analizziamo il tuo percorso artistico. Sì, quindi diamo la parola alla nostra Shelly Taylor. Yes. Milly D'Abbraccio, in origine Emilia Cuciniello, domina da oltre 30 anni la scena artistica italiana. In modo incontrastato. Dopo aver vinto nel 78 il titolo di Miss Teenager Italy, inizia a lavorare in programmi televisivi come Galassia 2 e Vedette con lo pseudonimo di Milly Mu. Lavora inoltre al cinema, al teatro, ma accetta comunque la proposta di Riccardo Schicchi di far parte del gruppo di attrici pornografiche di Diva Futura. Lavora e interpreta tantissimo
tantissimi e famosissimi film, però ora decide di aprire una propria casa per film hard. Tant'è vero che il punto di forza di Milly D'Abbraccio, che la distingue dalle dive del settore, è questa naturalezza nell'interpretare film pornografici, anche scabrosi, senza essere mai volgare, bensì empatica, umanamente ricettiva e subdolamente ironica nel porsi fisicamente agli altri. Come diceva il compianto Pierpaolo Pasolini, la volgarità è figlia della noia e madre del sorriso, come voler confermare, come se rivoluzionario che film del calibro di Animalità, strane sensazioni, Una famiglia per pene e Doppio contatto anale risultino palesare elementi di carattere sociologico e di ricerca artistica formale che veramente sono rari da trovare in questo tipo di cinematografia. Bravo, con te, l'utenza potenziale della signora D'Abbraccio è la concretizzazione del necessario rifiuto di sovrastrutture e della demistificazione del linguaggio istintivo come ancestrale richiamo alla nudità, come ha più volte asserito Vittorio Sgarbi. Tu stimi molto Vittorio, poi, vero? È stato un mio fidanzato, si era molto innamorato di me. Ha perso la testa, ci credo. Dai, come non perdere la testa? E questo non lo dico io, ma è la planimetria millenaria di Rabalchiot Sabanur a confermarcelo. C'è una corrispondenza d'amorosi sensi, così come scrive il Foscolo nei Sepolcri, che nell'ambito cognitivo attuale questa rara alchimia è fantastica, perché in realtà noi in questo primo passaggio possiamo incontrare soltanto tre uomini barra donne in cui specchiarci e piacerci. Normalmente il primo rappresenta il nucleo familiare, quindi padre, madre, sorella, fratello. Certo. Il secondo è il nostro compagno, compagna di vita. Il terzo è l'incognita focale che separa e divide gli spazi futuristici da ambiti campali prevalentemente autolesionistici, che vanno bloccati prima che trovino della linfa che porti dei parassiti al nostro io. E se lei poi vorrà, io glielo spiego un po' più in termini privato. Però è interessante, mi piace molto questa cosa, molto, molto rilassante. Vero? Serena, sì. Penso che dovrò cambiare religione, non so, fare qualcosa. Ma no, è una scuola di pensiero. Sì, è vero? Sì, grazie molto. Federica. Milly, senti, torniamo a noi. Io so che tu hai una passione sfrenata per il canto. È successa una cosa molto simpatica quest'anno. I miei produttori mi hanno prodotto una canzone perché volevano mandarmi a Sanremo tra i big. Addirittura. Mi hanno proposto. Oddio, i tempi erano un po' stretti, era un po' all'ultimo, eh. Io ho detto, ma ragazzi, secondo me non ci prendono perché sono un po' bigottini là, eh. Secondo me no. Ma no, perché noto c'è un personaggio giusto, figo, di qui, canti bene. Hanno mandato il pezzo, non l'hanno preso. Comunque, sai, vediamo. Vediamo. Mai dire mai. Comunque, Milly, grazie veramente, perché siamo alla fine del nostro... Siamo alla fine del nostro piacevolissimo incontro, sei stata veramente carinissima, ironica, divertente. Sulla bellezza penso non si possa dire nulla, perché sulla simpatia è, nulla. È un dato di fatto. No, adesso vorrei sentire anche i miei opinionisti, che voto diamo a Milly D'Abbraccio. Assolutamente 10. 10. 10? 10 lode. Mamma mia. 10, bella. 10. 10. L'amore è il Milly. I boys che dicono, ecco, i soliti cretini. E te, Ludovica? Io, beh, io senza ombra di dubbio, 10. Ah, 10. Questa sera è stata con noi Milly D'Abbraccio, una donna bellissima, ironica, piena di talento, alla quale auguriamo strepitosi successi da raccogliere, perché li merita, lei sì che li merita. Wow, che carini, amore, andiamo!